Ed ecco che si viene a scoprire come, all'interno della casa del cancelletto Grande Fratello, ci siano personaggi che hanno l'attitudine ad ingigantire la verità. Un esempio lampante è Simone Coccia, video. Il fidanzato della ormai famosa deputata Stefania Pezzopane, molti credono che lui sia arrivato secondo al concorso Il più bello d'Italia 2014. La verità è un'altra, ovvero che le foto che ha messo in bella mostra e pubblicato su Facebook in realtà sono un fake. Trovatosi ad un evento mondano insieme alla sua compagna, si è fatto prestare dal secondo arrivato al concorso di bellezza la fascia e, dopo aver scattato le foto, ha iniziato a far girare la voce del suo podio al concorso. Già Striscia la Notizia ha denunciato il fatto nel 2015 e, una volta raggiunto Coccia per chiedere spiegazioni, ha ricevuto come risposta un "mi sono fatto trasportare dall'emozione e nulla di più". Le parole di Simone Coccia alla notizia falsa ha continuato a propagarsi a macchie d'olio sul web fino ad arrivare ai giorni nostri. Simone Coccia si definisce ancora uno dei più belli d'Italia e più volte queste parole sono uscite dalla sua bocca durante la permanenza nella casa del Grande Fratello 2018. Altra notizia di cui va fiero è quella di aver avuto più di 2000 donne nella sua vita, video. Su questo però non possiamo pronunciarci in quanto non abbiamo prove che possano confermare o smentire le sue parole. Qualche anno fa, come ha riferito in più occasioni, si è innamorato di una donna molto più grande di lui. Si tratta della senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane e i due hanno intenzione di sposarsi nel breve periodo e, a quanto pare, la coppia è ben assortita sotto tutti i punti di vista. Chi sono Simone Coccia e la compagna Stefania Pezzopane? Simone nasce il 18 agosto del 1983. Nel 2012 la sua prima apparizione televisiva come maggiordomo e corteggiatore di Tina Cipollari nel programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. È diventato famoso per i suoi trascorsi come spogliarellista e per essere il fidanzato della senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane. La donna è del 1960 e dopo il diploma classico è entrata subito in politica. Passa da consigliera comunale all'Aquila nel 1990 a senatrice della Repubblica Italiana nei giorni nostri. Sempre coerente con la sua fede politica, si è ritagliata un po' di notorietà proprio grazie all'ufficializzazione del fidanzamento con Simone che, ricordiamo, ha 23 anni in meno. Cancelletto Simone Coccia.